È finita qui, nel parcheggio del mercato centrale di San Lorenzo, la follia omicida di questo martedì di Firenze. Il colpevole Gianluca Casseri, con un colpo alla testa, si è tolto la vita. Il corpo senza vita dell'omicida esamine accanto alla sua vettura nel parcheggio sottostante al mercato centrale. Un colpo suicida esploso dall'arma che poco prima aveva ferito due senegalesi nella vicina via Sant'Antonino. Pare che sia una persona anche di un certo livello intellettuale. Staremo a vedere un pochino da che cosa e da quale ambiente è espresso. Fuori dal parcheggio scoppia la rabbia degli ambulanti senegalesi. Chiedono di vedere il corpo del loro attentatore e la tensione sale. E vi dirà che è morto, ok? Non è freddo. La polizia acconsente alle loro richieste, scortando un loro rappresentante a vedere il corpo senza vita, ed è lui a convincere i suoi connazionali che l'omicida è davvero morto. È morto, già. Ma diglielo, fratello. Sì, l'ho detto tutto lei, questo è morto. La rabbia della comunità senegalese esplosa in San Lorenzo si è poi riversata qui in via Cavour, ai piedi del Palazzo Medici, dove è in corso in prefettura un vertice tra prefetto, sindaco e il capo della comunità stessa. Impossibilitati da due cordoni di polizia in tenuta antisommossa ad entrare in via Cavour, il corteo spontaneo si è diretto prima verso il Duomo, poi in Piazza della Signoria. E il nostro racconto, purtroppo, finisce qui. Un'aggressione avvenuta per mano di manifestanti estranei alla comunità senegalese non ci consente di potervi documentare altro.